Diego Lissi, bis d'autore alla settimana internazionale. Possiamo incominciare così, Diego, vero? Oggi ho pensato alla grande vittoria di ieri e niente, sono due vittorie differenti. Ieri sono più nascosto, l'arrivare su uno strappo, niente, ho fatto una volata di potenza. Oggi tappa veramente dura, non c'era un metro di pianura, salite lunghe, sull'ultima salita ho anche attaccato, quindi la condizione c'è e poi niente, in volata sono riuscito a battere un grande Di Luca. Un Di Luca che veramente non finisce di stupire, anche ieri era con te tra i migliori. Danilo sta andando veramente forte, sta andando, quindi già da Tirreno Adriatico aveva dimostrato di pedalare, di essere lì con i migliori. Quindi insomma, anche per me diciamo che è stato veramente bello battere un grande campione come lui. Questo certamente. Senti, era previsto quando facevi la preparazione, una preparazione che si è svolta nelle tue zone, a San Vincenzo, al centro Riva degli Etruschi. Era previsto che la condizione cominciasse ad andare proprio a metà marzo? Sì, diciamo che ho svolto un bell'inverno, abbiamo fatto diciamo dei bei carichi di lavoro. Dopo di San Vincenzo ero stato anche in altura sull'Etna con il mio capitano Scarboni, adesso nulla, ho un po' faticato alla Parigi-Nizza, però insomma mi ha messo diciamo le gambe a posto per poi sì, qui alla Coppa dei Patri si può dire che insomma ero venuto per provare a vincere una tappa o puntare a fare una bella classifica. Sono arrivate due belle vittorie, ebbene. Diego, però non c'è due senza tre, e il tre sarebbe veramente una grande prova domani a cronometro e vincere la settimana internazionale. Diciamo che non sono lontanissimo lì da Usaskir, il leader della classifica, quindi a crono mi difendo molto bene e faremo i 15 km a tutta con tranquillità comunque, perché insomma ho la consapevolezza di aver vinto già due tappe, poi vediamo insomma domani sera cosa è venuto fuori anche dalla classifica. Diego, due domande però si pongono i tanti sportivi che ti seguono. Uno, come sarà il tuo proseguo di stagione a livello classiche e grandi gare a tappe? Usciti da qua parteciperò al Giro dei Paesi Baschi e diciamo che farò un po' il calendario di Scarponi e quindi niente, sempre con lui andrò alle classiche in Belgio, Amstel, Freccia e Liegi, insomma dove cerchiamo di fare grandi risultati con Michele. Io cercherò di diciamo spalleggiarlo al meglio fino alla fine e poi c'è appuntamento con il Giro d'Italia. Quindi lasci capire che insomma dovrebbe essere deciso per il Giro d'Italia, ma questo indipendentemente da Scarponi oppure è già previsto per entrambi? No, diciamo che comunque penso che la strada da seguire, che si seguirà, sarà quella e quindi niente, Michele si sta preparando alla grande e io insomma sono dei risultati, sto dimostrando che comunque sono una pedina fondamentale per lui. L'altra domanda è, ma Diego Lissi, veloce, veramente scattante, e poi uno che si difende un po' su tutti i terreni, non si può limitare ai corridori da corsellina, noi li aspettiamo anche nelle grandi gare a tappe, perlomeno questo è anche il tuo progetto. Diciamo, mi sto rivelando un corridore completo e l'essere veloce è sicuramente una grande qualità perché è quella che ti permette di vincere le corse. Quindi, diciamo, per le grandi corse a tappe è ancora presto, ho 22 anni, quindi bisogna aspettare ancora 3, 4, 5
5 anni per capire veramente se sono un corridore di quel genere. Per il momento, insomma, cerchiamo di fare bene nelle classiche più impegnative e nei piccoli giri. Anche perché questo sono l'evanescenza quando vincevi i Mondiali Juniores e venivo a intervistarti sulla costa, quando ti chiedevo il tuo idolo, effettivamente era un idolo che ti ispirava alle grandi gare a tappe. Sì, infatti, diciamo che comunque il mio sogno è diventare un corridore del genere e comunque è quello che mi sento io. Poi bisognerà vedere anche fisicamente come evolverò di anno in anno. E il corridore di cui stiamo parlando? Beh, è Miguel Indurain. Bene, Diego, quindi ti lasciamo la tranquillità perché è sempre una sera di vigilia. Domani ti giochi un'importante gara a tappe, sei motivato, da una parte sei appagato, dall'altra sei motivato per fare anche meglio, per cui un grande e un caloroso in bocca al lupo, Diego. Grazie, grazie mille.